600 dollari. Che ne succede se non pagamo? Tu non lo sai alle spalle Guido che c'ave. Tutta protezioni forti. Si dice che Fannucci avevi un permesso di marranzalla in persona per commannare in sto quartiere. E la legge non lo tocca. L'avemo a pagare 200 dollari a testa e basta. E perché l'amo a pagare? Vito, ci pensiamo noi altri. Ah sì, ma Edo è solo e noi oggi siamo tre. Edo è armato e noi oggi siamo armati. Questa moneta noi ce la siamo sudata, perché la dobbiamo dare a Edo? Tu non capisci. Chi sono i suoi quartieri? Lo so, ma io conosco due casine di gioco che non ci danno niente a Fannucci. E chi? C'ho De Greg da Second Avenue. E Franco Pignataro da Quinta Strada. E non ci donano niente a Fannucci. Sì, te non pagano niente a Fannucci. Qualche altro raccoglie per maranzalla. Dobbiamo pagare. È meglio per tutti noi altri. Non ti preoccupare. E allora... Diciamo cara, sta c'hanno auce, eh? Se voi auce siete d'accordo, perché non mi date 50 scudi all'uno per pagare a Fannucci? Vi garantisco che Edo si piglia che do che cedogno io. Quando Fannucci dice 200, sono 200. Non c'è niente da fare, Vito. Ci ragiono io. Coito. Lasciatemi fare a mia. Finimola di cagare c'è sotto. Aggiusto io tutte cose. Io menzogne non ne dico mai agli amici miei. Andateci domani voi auce a parlare con Fannucci. Quando io va a demandare i soldi, poi faceteci capire che voi auce avete intenzione di pagare tutto che dopo va demanda e senza discutere. E poi ci vado io e mi ci accordo io con Ido. E non c'è bisogno che facete incazzare più assai se è così malandrino come decide voi auce, capisci? Ma come fai tu a fargli picchiare di meno? A voi auce non vi interessa. Ma solo ricordatevi che vi ho fatto un piacere. Siamo d'accordo? Sì. Allora. Salute. Salute. Alla famiglia.